Parola al sindaco. Sì, io mi spiace che non siano solo da quest'ora, voglio dire, però noi abbiamo preso atto della mozione che è stata presentata senza discutere con nessuno. Io non sono abituato a prendere decisioni sì o no senza essere consultato e condividere fino al momento che devo votare. Questo documento è sbagliato nelle premesse, come ho detto prima. Mi spiace, ma io ho il massimo rispetto per i cittadini del Colombo e io rappresento tutta la terra. Sicuramente tutta la terra, chiamino. Però io ho il dovere di sentire tutta la cittadinanza, il massimo rispetto per tutti quanti. Poi si può lavorare se no, io sarò disposto la cittadinanza l'abbiamo, la ascolteremo, la dicevo, la sappiamo, però io voglio dire di parlare, scusatemi. Noi proponiamo esclusivamente una cosa, visto che questo progetto dobbiamo dare risposta di un avvio della procedura amministrativa. A nostro avviso, dire di no con questa maniera pregiudiziale ci inficia la possibilità poi di avere ascolto all'interno della conferenza di servizio. Noi riteniamo che debba essere avviata la procedura, che debba essere convocata la commissione consigliare e arrivare a un no motivato rispettando le procedure amministrative che la legge prevede. Io voglio arrivare in conferenza di servizio. Conferenza di servizio con un no che nasca dalla disamina del progetto, dall'ascolto della popolazione, dal rispetto per quelli che hanno già firmato e per quelli che la pensano contrario. Io sono d'accordissimo con tutto quanto questo, ma ho anche da salvaguardare il principio di equilibrio che l'amministrazione pubblica deve avere. Mi dispiace, ma è così. Abbiamo proposto all'opposizione, non l'hanno accettata, di passare attraverso questa procedura, loro vogliono votare il no prioritario e pregiudiziale. Questo a mio avviso è un modo sbagliato di impostare questa situazione, perché rischiamo di dire no all'Artena e di vederci approvato magari sia all'interno della conferenza di servizio con la partecipazione degli uffici regionali e provinciali un no immotivato come quello che questa sera nascerebbe da questa discussione mancata. Che non c'è stata una discussione all'interno del Consiglio Comunale, sì o no in maniera pregiudiziale non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo arrivare a no in maniera motivata e condivisa. Questo proponiamo, non proponiamo nient'altro e sono veramente sorpreso di questa reazione da parte dei consiglieri quando noi proponiamo esclusivamente e semplicemente di riportare questo discorso all'interno della Commissione che potrà analizzarlo, esaminarlo e demolirlo punto per punto. Questo è il modo che deve essere, a mio avviso, avviato e portato a termine. Il no deve nascere in un modo diverso. Il no deve nascere in un modo diverso. E ci arriveremo, non passerà sicuramente. State tranquilli. No, passa di più. La parola al signore Alessandro Arpini. Io intervengo in qualità di assessore all'ambiente perché in questi giorni ho sentito tantissime critiche, sono stata attaccata da persone che nel 2008 votavano per la biomassa senza aver ascoltato per niente i cittadini. Permettetemi di dire, io ho la lettera di giunta votata, permettetemi di dire, di consiglio anzi, votata, vabbè, sapete fare che era presa, per di Vittorio, pure per di Cagliari, per di Giuseppe, per di Cagliari, per di Giuseppe, li potete vedere, Tano Menino, di Alberto Cagliari Melea, tutti presenti, Gianrico Cristian, Tano Menino, di Cosa Serico, Scaccia Caccia, a me era presente ma era in posizione, di Enrico Giappone, di Giulio Giulio, vi permetto di dire che allora io sono stata attaccata sui social network, non c'è comportamento più scorretto e Domenico Memorali anche la notava, Bio Mazza, poco scientifico che includeva la Bio Mazza, che non c'è cosa più pericolosa.
Solo, vabbè, tu hai chiamato la contraddizione della
programmazione avrebbe fosse stata concertata, avremmo potuto anche stasera adottare un documento del genere. Io reputo che prima di arrivare a questa votazione dobbiamo revocare la famosa delibera del 2014 che dicevo. Dobbiamo, questa mozione a mio avviso nasce in maniera impostata male, da questo punto di vista, per quello che dicevo prima, sia per quanto riguarda i piani legislativi, sia per quanto riguarda diciamo, alcuni atti che sono stati da quelli proposti lo scorso anno e che abbiamo trovato. Io credo che dire di no tra 15 giorni in maniera diversa e ponderata e motivata nel rispetto della norma e delle procedure amministrative, credo che dia molto più valore al nostro no di quanto meno proponiate oggi al Consiglio Comunale con una mozione che avete partorito da soli senza coinvolgere assolutamente nessuno. Reputo che fare una commissione consigliare allargata ai cittadini, allargata ai comitati, allargata eventualmente a tecnici, non ci sia nulla di più democratico, di più trasparente, di più condiviso che vi possa portare in conferenza di servizio ad esprimere un parere negativo di Atena su questo tipo di impianto. Ma nella commissione, già te l'ho detto prima, non solo per fare un passaggio di regola, io prenderò la regola di questa delibera che ci hanno fatto dare la commissione, ma è l'occasione anche per portare il Consiglio Comunale insieme a noi a questo impianto anche un regolamento che dica no, non un impianto in quanto singolo, non un impianto caro domenico, noi abbiamo dato 7 anni per il mio massimo, a 300 da linea d'aria dove stavo, ed era, quello c'era un comigno, c'era un bruciatore, c'era un comigno di 25 metri lineari, domenico, adesso mi sei convertito e va benissimo, va benissimo, quello che io dico però, siccome no, tu hai detto una frase che mi ha dato un po', ha dato la stessa non tanto a me come cittadino, ma come sindaco, a me che la società sia nata un anno fa o 10 anni fa, non mi importa, se faccio una scelta di politica di smaltimento dei rifiuti, dico di no, sia la società che è una leader del settore, sia una che è nata 10 giorni fa, perché altrimenti diventa un fatto solamente personalistico, io qui di personalismi non ne faccio. Noi facciamo pubblica amministrazione, vi abbiamo proposto di fare una commissione con altri 15 giorni e poi ma chi è che ha fatto questo che ha provato 7 anni fa? Chi c'è stato? 7 anni fa l'ha provato e vi amasse a 500 anni dove sta adesso in via adesso tutti quanti ambientalisti e verdi ambientali e ci vendiamo gli atti che abbiamo fatto chiaro? Allora io sono del parere che come sindaco si dica no a questo e altri nostro a questo e questa sera quando la vostra mozione noi diremo solamente no a questo impianto chiaro, a questo impianto non a tutti quanti a quale scopo e poi una mozione che francamente bambini dovrebbe essere impostata in maniera corretta, non contraddittoria e richiamando, ma come stai richiamando in questa mozione noi dobbiamo fare in modo di uscire dal piano di tutti i regionali, dobbiamo dire che a te non ci interessa applicare i passaggi che riguardano piano di più di Reggio Lazio, cosa noi abbiamo messo alla base della delibera dello scorso anno. Se noi proponiamo un discorso di coerenza, bambini, vediamo che sarà a te, attenzione, noi proponiamo questo percorso, tu vuoi la tua e noi vogliamo la tua. Tu vuoi la tua. No, mettiamo a posizione, noi ci asteniamo sulla vostra, vogliamo, non ci asteniamo, noi proponiamo. E della posticipazione dell'ordine del giorno nella discussione della mozione. Avete detto, noi abbiamo presentato questa mozione, ne possiamo parlare e la possiamo anche modificare. Abbiamo proposto... Ma noi che cosa abbiamo detto? Fino adesso, ma adesso che cosa abbiamo detto? Ma l'avete detto? Per discutere osservazioni contrarie, non per dire se siamo d'accordo o no. Se vuoi lo fai, e sei più forte, se vuoi lo fai, perché è più forte, perché la forza che tu vuoi andare in conferenza dicendo il no netto all'unanimità del Consiglio Comunale, il no alle osservazioni contrarie.
quando impianti contro il parere dei comuni, il TAR gliela revocare. Ma che dite? Ma che dite? Se il comune consiglia, ma come sono convinto che ci arriveremo, perché non possiamo sfuggire da questa cosa. Ecco perché all'inizio del mio intervento ho detto che sono felice che almeno questa mozione ha fatto dichiarare a voi che siete tutti contrari, l'avete dichiarato, quindi a me questo mi soddisfa, però non capisco il perché oggi, che giochetto c'è nel dire vediamoci in commissione, questo consiglio è sovrano, diamo un indirizzo, non stiamo dando la delibera da portare in regione contro quell'impianto, stiamo dando l'indirizzo alla nostra procedura sia più corretta e più corretta. All'indirizzo politico, diamo questo benedetto indirizzo politico, noi come consiglieri diamo l'indirizzo.
indirizzo all'organo di governo che è la giunta e il sindaco, poi andiamo in commissione e facciamo tutti i regolamenti che volete, ma diamo il suo cavolo di indirizzo politico. Scusa, io vorrei, presidente, di Lidio Teatrini, parliamo di cose serie. Allora, io vorrei una volta per tutte. Impara a parlare una volta, perché è giusto che la gente capisca quello che dici. A me è difficile. Determinazione, impara a non sminuire l'attività di assenzione. Se c'è la rivaglia, per cortesia, dateci poco. Vado oltre. Presidente, vorrei parlare 3 minuti. Per favore. No, sono il mio realista e voglio far capire che il loro interesse è il mio interesse. Non abbiamo interessi diversi. La vostra supervisione devono capire che il vostro parere, il nostro parere in regione che decreta l'impianto non è vincolante. Se non andiamo a fare un no argomentato, ma di argomenti seri, non dicendo io non lo voglio a casa mia e basta, la regione prende atto della nostra dichiarazione e decreta, autorizza questa maggioranza, e lo dico chiaro una volta per tutti, è contro questo impianto, ma vuole che nessuno venga qui a beffare. Allora dobbiamo fare in questi 20 giorni, in questo mese, tutti gli atti propedeutici affinché non venga impugnato dalla regione alcun atto per poter dire ok, Atena si è espressa, ma il suo erro non vincola quella che è la nostra, il periodo finale. Se il tizio che ha presentato il progetto domani mattina o comunque fa un ricorso al TAR o fa un ricorso, mette in piedi una causa civile e fra 3 anni al sindaco gli viene accollato un abuso di ufficio e chiama in causa il sindaco per il ristoro dei danni subiti e subiti dalla mancata per tutto quell'impianto, il sindaco risponde in prima persona. Allora noi qui dobbiamo essere onesti tutti, prendere atto tutti del progetto, che nessuno lo vuole, ma dobbiamo tutelare il sindaco affinché al no finale, voluto da tutti, non servono le bovine in consiglio comunale, voluto da tutti, ci si arriva in modo chiaro, deciso e conciso. Nessuno, provincia, regione, e ripeto, perché voglio che capiscano, perché mio padre da Cumbro c'è da 500 metri, io ci sono cresciuto, ho amici e parenti, quindi non ho interesse, ma dobbiamo essere chiari, una volta per tutti, dobbiamo essere chiari una volta per tutti, perché questo impianto già la seconda volta che fa capolino è stato o già si vociferava che doveva essere presentato e incontrata la Grazia, poi dalla Grazia si è spostato al Cumbro, oggi diciamo no, vedete voi che domani lo porteranno per le Macere, poi facciamo un'altra volta no e lo portano per la Torretta. Allora dobbiamo fare con chiarezza, come dice il sindaco, che ad Atena questi tipi di impianti, perché abbiamo una vocazione diversa. Io non sono contro l'impianto, io sono contro l'impianto ad Atena, perché l'impianto Atena ha una vocazione diversa, una città industriale, una città che per assurdo, magari avendo questo impianto nel proprio territorio, potrebbe riqualificare addirittura la propria area, quando ad Atena la verrebbe a compromettere, perché se io avessi una zona industriale da riqualificare o una zona industriale dove le norme tecniche potrebbero accettare quel tipo di impianto, io lo farei fare. Purtroppo ad Atena abbiamo deciso, come abbiamo detto nel nostro emendamento, che è città di arte, che stiamo sviluppando il turismo, che stiamo sviluppando sotto altri aspetti a mio avviso più vocazionali, e questo ne esce fuori, ne uscirà fuori, ma i cittadini devono capire che non è che voi siete paladini e noi siete rapitori, noi stiamo con loro fino alla fine, di questo ne puoi stare certo. Grazie. No, diciamo sì, va bene, sospendiamo.
Grazie.